Mi chiamo Andrea Mora e faccio parte del comitato Utenti Biblioteche Leggere tra le USPE. Abbiamo convocato nella giornata di oggi una conferenza stampa qui presso il Circolo dell'Oltretorrente Pedale Veloce per parlare del bando biblioteche. Abbiamo comparato la situazione delle biblioteche di Parma del 2010 con quella del 2018, e quella del 2010 non era rosea, quella di quest'anno si configura come veramente molto critica. Si può parlare di crollo. Crollo perché ci sono il 40% di utenti attivi in meno, perché il patrimonio è calato di oltre 60.000 documenti, perché i prestiti sono calati e nel periodo del 2010 era iniziato da pochi anni il tema dell'esternalizzazione delle biblioteche. Ora l'esternalizzazione non ha risolto i problemi delle biblioteche di Parma e il bando determina dirigenziale 656 a firma Raffa Flora, dirigente del comune, non va certo in una direzione positiva a nostro avviso. A fronte di un'offerta economica sostanzialmente invariata, chiede ai lavoratori precari delle cooperative ulteriori competenze e va a stringere ancora di più quello che noi possiamo definire un cappio intorno ai lavoratori delle biblioteche, i lavoratori precari delle biblioteche. E abbiamo posto l'attenzione e la possibilità e formuliamo ufficialmente la proposta come comitato di annullare questo bando come primo indispensabile obiettivo. Questa cosa è possibile, è contenuta anche questa possibilità di recesso è contenuta anche nel progetto di bando, nella bozza di contratto. È possibile anche in base alla legge sugli appalti ed è ancora in tempo per essere fatta questa scelta. È possibile ed è anche doveroso perché Parma, che si è candidata e poi ha vinto il titolo di capitale della cultura del 2020, non può andare a configurarsi come capitale italiana dello sfruttamento.